It's easy to laugh at my desire. Laugh at my desire. Too easy to catch my heart on fire. Amici di Italo Disco Fan, un saluto anche a te, ciao Massimo. Sono qui per raccontarvi un po' l'emozione di questa serata, senza dilungarmi troppo, perché sono emozionato ancora adesso. Venerdì 8 settembre rimarrà nella storia, perché abbiamo organizzato questo tributo ad Albert Juan e insomma ci abbiamo pensato un anno fa col comune di Pavia, che è la città di Alberto, e ci hanno dato questo castello, questa favolosa location dove insomma, non dico in un anno, ma nell'ultimo mese, perché ci hanno dato la conferma praticamente a metà a luglio, abbiamo organizzato questa cosa che poi è risultata incredibile, bellissima. La gente ci ha detto: ma quanto ci avete messo a organizzare questa cosa? In realtà le prove che abbiamo fatto sono state 3 ore prima dello spettacolo ed è venuto fuori benissimo, non è successo niente. Io infatti ringrazio in primis la gente che è venuta, perché ho veramente respirato un'aria di commozione, di bene. Ci si voleva bene, c'erano tanti amici, ho visto gente che non, scusate, vedevo da anni, cioè veramente incredibile. Poi ringrazio gli artisti che sono venuti, cioè non ve li nomino perché poi dimentico qualcuno, perché erano talmente tanti che poi mi dimentico di qualcuno e mi dispiacerebbe. Subito hanno accettato di venire, chiaramente gratuitamente, perché l'ingresso era gratuito, era una cosa per Albertone. E poi ringrazio anche i miei compagni di viaggio, quelli che mi hanno aiutato Rosy, soprattutto Rosy, la moglie di Alberto, a organizzare questa cosa. Quindi Alessandro Porcella, che si è occupato della band, della scaletta, insieme l'abbiamo fatto, insomma un po' di tutto, di contattare gli artisti. Dario Gandolfi, che si è occupato di registrare il video, infatti se voi andate su YouTube ci sono 1000 testimonianze anche sui social di questa serata, ha registrato tutta la serata in video. Angelo Seminario, l'avvocato, DJ soprattutto, anche lui di Pavia, molto amico di Alberto, che si è sbattuto molto per i contatti con il comune. Franco Noveda e Giada, la sua compagna, grazie anche a te per come hai condotto la serata. Non è condotto nel senso a livello tecnico, fatto partire i video, i brani musicali, veramente coordinato perfettamente con le band che c'erano. E poi Fred Ventura, che oltre a essersi esibito sul palco insieme agli altri, anche lui ci ha aiutato nei contatti con gli artisti, insomma, ecco, tutto questo gruppo, con Rosy Bonatti anche, perché Rosy e soprattutto è stato il collante di tutta questa cosa. Insomma, insieme a loro siamo riusciti a mettere in piedi una cosa forse più grande di noi, però chi è che ci ha aiutato, chi è che ci ha guidato? Il grande Albertone, da là. Ci ha aiutato, è andato tutto benissimo, non c'è stato un minimo intoppo. Per cui, insomma, grande emozione sul palco, fra i cantanti, abbiamo cantato tutti insieme Sing a Song Now Now alla fine. Veramente, veramente, grazie, grazie a tutti, e non la ripeteremo, ve lo dico, perché i tributi si fanno di questo tipo, poi si fanno una volta solo, non avrebbe senso secondo me, rifare ogni anno un tributo a Bruno, anche perché insomma gli artisti una volta ci vengono volentieri, gratis e tutto, ma poi non avrebbe senso. Quindi grazie, e grazie a chi c'era, e mi dispiace per chi non c'era, perché ha perso veramente una serata, una grande serata di amore e di buona musica. Ciao amici, e viva la Italo Disco, veramente, e non solo. La Italo Dance, basta che ci sia la Italo in mezzo, va sempre bene. Ciao.